Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come saprete, abbiamo da poco lanciato Bloomwell, nostra piattaforma di benessere a 360 gradi. Quindi non solo allenamenti, perché per noi non è benessere solo allenamento, ma anche tante sezioni e approfondimenti, esercizi in tema di mindfulness, digital wellness, organizzazione, e ne arriveranno di tante nuove. Per quanto riguarda gli allenamenti, ho pensato di farvi vedere un allenamento tipo di quelli che poi potrete trovare sulla piattaforma. Quindi iniziamo subito con questo allenamento full body per farvi vedere un po' il mio approccio. Quindi iniziamo subito con un po' di riscaldamento. 5 minuti, andiamo subito a terra. Da qua mi metto in quad e entro e esco dalle spalle. Incomincio ad attivare le braccia, le dita, le pieghe dei gomiti che guardano in avanti, quindi mi raccomando, quando vi mettete in quad, le pieghe dei gomiti non sono rivolte verso l'indietro, non si guardano, sono rivolte verso avanti, quindi spingono e io scendo e entro nelle spalle. Ok? Quindi attivazione dorsale. Da qua punto i piedi e vado in pike. Incomincio a camminare un pochino nei piedi, svegliare bicipite femorale, muscoli scrocchiurali. Hello, hello, buongiorno. Ok. Da qua torno in quad, non appoggio le ginocchia e torno in pike. Torno in pike, allargo un pochino i piedi e mi siedo nei piedi. Torno su, torno in quad, torno indietro, mi siedo sui talloni e torno su. Ne facciamo altri 5, 1, 2, 3. Per me il riscaldamento è proprio una fase di attivazione. 4 e 5. Ok. Da qua porto un piede avanti e vado in un affondo. Affondo profondo. Da qua, se me la sento, salgo su e tengo un po' la posizione. Se risulta troppo difficile, mollo un po' salendo e torno giù. Se non ce la faccio, rimango a terra, mani ben appoggiate a terra, fin dove arrivo. Se anche questo risulta troppo difficile, appoggio il ginocchio e trovo la posizione. Stiamo allungando l'anca. Ok. Da qua appoggio le mani a lato del piede, la mano in mezzo si apre. Seguo con lo sguardo, mi apro e torno giù. Posso farlo col ginocchio a terra, col ginocchio alzato. Mi apro e torno su. Ne facciamo 3, quindi l'ultimo, apro e torno indietro. Da qua allungo indietro, piede a martello, se riesco mi abbraccio la gamba, testa al ginocchio. Ok, lo rendiamo dinamico, quindi vado avanti, torno indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Ok, torno su, vado avanti nel tappetino e cambio gamba, torno indietro. Quindi partiamo da un affondo ben profondo. Da qua rimango qua, altrimenti se me la sento salgo in affondo. Tengo la posizione
e poi scendo a lato, da qua, la mano che è in mezzo si apre. Ok, torno giù, apro, siamo a due, e tre, ok? Da qua vado indietro, piego il piede, se ci riesco lo abbraccio. Braccio alla gamba, testa al ginocchio. Ok. E ora lo rendo dinamico, quindi avanti, dietro, avanti, dietro, 3, 4 e 5. Ok. Torno indietro. Mi siedo nei talloni, allungo bene la schiena. Da qua cammino, quindi passo, sposto il peso sugli avambracci. La mia schiena, dipendentemente da quanto è mobile, si inarcherà oppure salirà dritta. Da qua porto avanti e spingo in cobra. Mi apro. Spalle ben lontane dalle orecchie. Ok. Questo veloce warm up ci ha preparato ad iniziare l'allenamento, quindi iniziamo. Iniziamo con un bel lavoro di attivazione gambe. Facciamo degli affondi multidirezionali, quindi parto da una posizione di stance, trovo un po' di spazio perché ne occuperemo, e affondo avanti, vado indietro, affondo dietro, stessa gamba, torno in posizione e affondo laterale, ok? E mi spingo, ritorno in posizione. Facciamo un minuto di questo circuito, quindi affondo avanti, affondo dietro, affondo laterale. E poi cambiamo gamba. Pronti ad iniziare? Io mi metto laterale, vediamo se ho più spazio, perfetto. Quindi, un minuto, partiamo in 3, 2, 1, go! Affondo avanti, affondo dietro e affondo laterale. E vai! Sempre più dinamico, magari non mi fermo in mezzo e non mi blocco. Avanti, dietro, lato, dietro. Non stop, un minuto, incominciamo a svegliare le gambe e anche il cervello. Ok. Go. E go, dai che manca poco, non molliamo, però dietro, due, apro, dietro, ok, stop, 20 secondi di pausa e andiamo sull'altra gamba, quindi quella che ora ha lavorato rimane ferma. E riparto, vai, un minuto, concentrazione, affondo avanti, affondo indietro, controllo il movimento, affondo laterale, avanti, dietro, affondo laterale, con una gamba risulterà più facile, una più difficile, aiutiamoci con le mani, traffondo, fanno da direzione del movimento, fondo laterale,
continuo, manca pochissimo, 3, 2, 1, ok, ci siamo divertiti, ora passiamo ad allenare un pochino la forza, recuperiamo un box Bulgarian Split Squat, we love them and hate them. Ok, io ho preso una kettlebell perché mi piace farlo con la kettlebell, ma potete anche farlo a corpo libero oppure con i manubri. Per trovare la posizione, perché quello è sempre un grande problema, il mio trucchetto è questo. Quindi mi metto davanti in ginocchio, porto il ginocchio più indietro possibile, appoggiando la punta sul box. Sono in affondo, da qua. La mia posizione dovrebbe essere questa, salendo, quindi da qua io salgo, ho l'apertura per me ideale, busto flesso in avanti, da qua scendo e salgo, perfetto, ok? Ne facciamo 10 per gamba, con peso o corpo libero. Se è un peso io uso la kettlebell, metto lateralmente e vado. 1, 2, spingo con il piede che sta a terra, pianta ben appoggiata, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio. Ok, ritrovo la posizione e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, un minuto di pausa, bevete, ma se volete fate insieme a me un po' di stretching dinamico o comunque recuperativo, quindi appoggio la tibia sul box e allungo. Mango un minutino, mi muovo. Ma durante le pause non piace stare ferma, quindi cerco sempre di inserire qualche movimento di stretching, allungamento, mobilità, perché così non lo isolo all'inizio o alla fine dell'allenamento, perché alla fine si sa, si saltano sempre. Se hai 10 minuti di stretching, ok, è finito, a posto, non lo faccio. Si fa mai stretching se alla fine, per questo io lo inserisco in mezzo, perché così non puoi scappare. Ok. Ok. Ready to start again. Io ora lo farò senza peso perché sono stanca e quindi è giusto che ognuno rispetti anche il proprio corpo e magari io so che posso spingere di più, potrei farlo con peso, più peso, più carico, in realtà non tanto perché sennò andrei a rovinare la forma dell'esercizio, però rispetto anche lo stato del mio corpo in questo momento che mi sta dicendo
Lo so che tu puoi fare di più, però oggi no. Oggi fallo a corpo libero, perché mi sento di farlo, cioè il mio corpo sta dicendo, io mi sento di farlo a corpo libero oggi. E sono sicura che lo sentirò anche meglio. Quindi, rispettiamo sempre il nostro corpo nel momento in cui ci stiamo allenando. Non è una gara a chi solleva di più, ma è un momento che dobbiamo dedicare a noi stessi per prenderci cura di noi. Quindi se il nostro corpo ci chiede per favore meno, ok, glielo diamo, in attesa che ci chieda per favore di più. E se lo rispettiamo, succederà. Posizione e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Curando l'esecuzione, togliendo il peso, visto che sono stanca, l'ho sentito molto di più solo nel gluteo e meno nel quadricipite. Si vede che aggiungendo il peso più la stanchezza, l'esecuzione magari non era perfetta. Da qua cambio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, un pochino di pausa e allunghiamo l'altra gamba. Bevete e poi raggiungetemi qua. Io vi aspetto a fare un po' di stretching. Ah. Riposiamo ancora un po', possiamo anche decidere di riposare davvero, ovviamente. Ok, ci siamo, ultima serie, 10-10, poi l'esercizio più odio e amore nella storia è andato, ci siamo tolti di mezzo e vai, 1, 2, 3, mi raccomando la direzione del ginocchio, mai ruotata verso l'interno, sempre avanti, anzi leggermente verso l'esterno eventualmente. 8, 9, busto flesso in avanti, 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, pausa vera. Preparatevi perché ci aspetta un esercizio un po' più dinamico, un po' più divertente.
Continuiamo con un esercizio più dinamico che andrà a coinvolgere veramente tutto il corpo, un esercizio molto intenso. Quindi si tratta di prendere i manubri da terra, con una girata portarseli avanti e da qua spingere su. Ok? Quindi sono essenzialmente tre movimenti, cioè stacco i manubri da terra. Con una girata me li porto avanti. Il movimento della girata è quello di far girare i manubri avanti e accoglierli molleggiando. Molto importante nella girata è non spanciare. L'addome gioca un ruolo fondamentale per bloccare il movimento, così che non si faccia questo, si vada ad affaticare la schiena, ma si blocchi qua. E da qua spingo. Provate a farlo con un bastone all'inizio per capire il movimento o con dei pesi leggeri. Quindi da terra, stacco, faccio con i manubri, da terra, stacco, porto su e su. Ok? Potete farlo spezzando il movimento se i pesi sono leggeri. Quindi stacco, giro, quindi faccio di più lavorare i bicipiti, è come se facessi un bicep curl, da qua bicipiti e tiro su e da qua spinta, ok? Risulta meno dinamico, ma il corpo lavora totalmente. Se capite il movimento e riuscite a farlo in modo dinamico, diventa anche un esercizio cardio, ok? Quindi ne facciamo 5, perché se fatto con la giusta intensità è devastante. Quindi da qua prendo e spingo, 1, controllo il movimento di ritorno, 2, controllo il movimento di ritorno, 3, giro, accolgo, spingo, 4 e 5, ok? Riposo riposando, quindi posso benissimo sedermi e respirare. Esercizio molto intenso, quindi respiriamo un pochino, magari mi allungo un pochino indietro, allungo indietro, allungo la schiena, apro il petto. Potete farlo appunto anche con dei pesi più leggeri per capire veramente il movimento. Pronti a ricominciare? E ne facciamo 5. Ok. Vado. 1. 2. 3. 4. E 5. Ok, riposo, soldato. Ok, abbiamo l'ultimo. Questo è un po' un esercizio di transizione tra magari l'allenamento che abbiamo fatto, focus gambe con i Bulgarian split squat. Qui stiamo allenando un po' tutto e poi passeremo solo all'upper. Diciamo che nel programma che c'è sulla piattaforma ho diviso gli allenamenti focus lower e focus upper and core.
Quindi i total body saranno più nella sezione cardio e poi c'è un allenamento dedicato solo alla mobilità, quindi altri 30 minuti di solo mobilità. E per me la mobilità è un elemento fondamentale, infatti in tutti i workout c'è un warm up mobilità dedicato a quell'allenamento, quindi ogni allenamento ha il suo warm up dedicato e sono sempre diversi perché dipendono dagli esercizi che poi si vanno a fare durante l'allenamento, perché se io vi metto un affondo nell'allenamento ha senso che io vi faccia un po' riscaldare facendo un affondo e non camminando sul tapis roulant o muovendosi sul posto, insomma. Quindi si va a incominciare a svegliare il cervello e dirgli: ehi, andremo a fare questo movimento, ok? Ok. Quindi, ultimo, abbiamo 5 di questi, potete farli a corpo libero, quindi anche solo con un bastone, quindi da qua prendo, porto su, spingo, porto giù, oppure spezzando il movimento, porto su, bicep curl, porto avanti e spingo, ta, 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 oppure più dinamico, facendo tutto in movimento. 3, 2, 1, let's go! Uno, due, tre, quattro, e 5. Ok, ora pausa per davvero. Una cosa che voglio precisare è che in questo allenamento sto mettendo un po' insieme tanti diversi elementi di quelli che poi vanno a comporre il programma completo su Bloomwell, perché ho messo un po' di forza, un po' di movement, un po' di mobilità, un po' di esercizi dinamici. Ovviamente questi non saranno tutti concentrati in ogni allenamento, ci saranno allenamenti più focalizzati su ogni aspetto, sui diversi aspetti, magari alcuni anche insieme per renderli un po' più divertenti e vari, però ecco, non è sempre tutto così molto concentrato, ci tengo a precisarlo. Ora, spostandoci sul lavoro di upper body and core, andiamo a terra, il mio luogo preferito, quello che diventerà anche il vostro, perché è bellissimo muoversi a terra e diventare delle scimmie. Ok, allora facciamo dei quad movements e pike, quindi inizio da in fondo il tappetino e dal quad, quindi il quad è questo quadrato, spunto i piedi, stacco le ginocchia, da qua cammino avanti, quindi punto i piedi, stacco le ginocchia e stacco mano e piede opposto e vado avanti, stacco mano e piede opposto e vado avanti. 2 3, arrivo in fondo, mi riassetto, mi riallineo, punto i piedi, vado in pike e da qui sento che l'addome inizia a respirare. Ok, nel quad è molto importante l'addome come stabilizzatore, bisogna ben attivarlo, quindi allontano un po' i piedi. Non siamo troppo chiusi nel pike, se no non ci stiamo. E tocco, vengo avanti in plank e tocco. Allungo l'addome e chiudo l'addome. Ne facciamo 4, ok? E da qua
faccio il contrario, quindi torno in pike e avvicino un po' le gambe, porto avanti un piede, porto avanti l'altro piede, porto avanti il piede e porto avanti l'altro piede, ok? Quindi torno in quad, da qua, quello che abbiamo fatto durante il warm up, proprio all'inizio, dal pike, torno in quad e cammino all'indietro. Quindi mano e gamba opposta, mano e gamba opposta, mano e gamba opposta, 2, 3 e 3. Lascio, riposo e lo ripetiamo. Pronti a ricominciare? E quindi vado in quad, stacco le ginocchia e 1, 2, 3, riassetto, tengo un secondo e vado in pike. Allontano un pochino i piedi per avere spazio, per allungare, andare in plank e stringere. 1, 2, 3, 4, ok? Qui ora mi chiudo e avvicino la punta dei piedi ai polsi. 1, 2, 3 e 4. Dal pike, torno in quad e vado indietro. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Chiudo e respiro. E vai, concludiamo con quad, 1, 2, mi raccomando la schiena, 3, da qua, tengo un secondo e vado in pike, lo allungo e plank, tocco, tocco, plank, tocco, plank, tocco, chiudo. E vado a toccare. 1, 2, 3, 4. Ok? Torno in quad. Da qua piego le gambe, torno in quad e vado indietro. 1, 2 e 3. Ok. L'allenamento è concluso. Spero che vi sia piaciuto e di avervi dato un po' un'idea di quello che poi è il mio programma disponibile su Bloomwell. Concludiamo insieme facendo uno stretching. Quindi 2 minuti di stretching insieme a me. Mi siedo, gambe divaricate. Da qua mi piego in avanti. Piede a martello, piego in avanti. Ok. Domandona, pubblicherò ancora i miei allenamenti su YouTube? Sì, sicuramente pubblicherò ancora qualcosa, ma ovviamente sarà sempre un po' più limitato perché spenderò tutte le mie energie per quanto riguarda la registrazione degli allenamenti per la piattaforma. Potete acquistare l'abbonamento alla piattaforma adesso e iniziare il vostro percorso il 3 ottobre. Al momento facciamo soltanto un pacchetto di 3 mesi, quindi si può acquistare ora per ottobre, novembre e dicembre con posti limitati. Questo perché
Vogliamo raccogliere anche i vostri feedback, ci sarà un contatto diretto fra noi e voi per capire anche come migliorarci, se magari volete il timer qua invece che qua, oppure non volete il timer, non volete che io parli, volete la musichetta, tutte queste cose sicuramente avrete qualcosa da dirci per migliorarci, e per noi tutti i commenti positivi, che hanno proprio l'idea e lo scopo di essere dei feedback positivi per aiutarci a migliorare, sono ben accolti. Ok? E basta, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ci vediamo nel prossimo video oppure su Bloomwell. Ciao ciao!